Amici di Canale Caccia.tv, siamo a Caccia Village edizione 2019, sono con l'amico Riccardo, stand Beretta, ormai facciamo quasi coppia fissa io e te, perché abbiamo presentato lì a Norimberga e anche a Vicenza tante novità di Beretta, specialmente nel tiro dinamico, abbiamo fatto un gran bel servizio, è stato tanto apprezzato dai nostri amici appassionati cacciatori che ci seguono. Però qui in Beretta le novità veramente non finiscono mai. Questo, come mi avevi detto, è l'anno della caccia al cinghiale. Eh sì, ti ho invitato quindi a propormi qualcosa che era relativo praticamente proprio al nostro caro amico cinghiale. Ecco, quindi infatti adesso abbiamo... vorremmo ricordare i nostri clienti di un fucile che si chiama 1301 Tactical, che anche come nome dice è tattico, il fucile un po' da difesa, però è sempre un calibro 12, canna corta, con tacca di mira e mirino, picatini railing alluminio sopra, quindi se si vuole mettere un retrodo, qualsiasi tipo di ottica, ottima soluzione anche per la caccia, esatto, al cinghiale. Io l'ho utilizzato un paio di volte e veramente sono rimasto soddisfatto. Canna da 47, fucile che rincula molto poco grazie al nostro sistema di chiusura testina rotante B-Link. Una manetta particolarmente generosa, perché è quello che serve in questo caso. In questo caso il color verde, abbiamo controlli maggiorati, anche la sicura, in grip molto aggressivo, quindi ovviamente quando si va a caccia cinghiale durante la stagione diciamo un po' più fredda, con pioggia, non pioggia, magari i guanti. I guanti, no, tutti, esatto, questi controlli aiutano anche chi ha, certo, i guanti. Con strozzatori intercambiabili, quindi si può utilizzare la canna cilindrica, se uno magari volesse anche sparare a pallini può anche farlo senza problemi, quindi strozzatori intercambiabili, 5 colpi nel serbatoio, più uno in canna. Ovviamente il fucile viene da fabbrica ridotto a 2+1, ottimo bilanciamento e rinculo veramente poco. Fucile anche leggero. Un'arma molto compatta, che è quello che veramente che serve. Un fucile quanto che pesa? 2,6 kg. Ah, quindi diciamo molto leggero per essere un calibro leggero. 12. E rinculo diciamo che è molto basso. La mimetica questa verde è l'unica disponibile? Abbiamo 4 tipi. Abbiamo una mimetica verde, quindi tutto il fucile verde con trattamento anche sulle parti metalliche. Dopo abbiamo una versione più chiara, marroncina, e la versione nera standard. Dopo c'è una versione inox, che è più per, vendiamo al mercato estero, per chi lo vuole come difesa abitativa, gusto, o anche soprattutto in posti dove c'è, nelle barche, più che altro abbiamo venduto tanto. Bene, per tutti gli altri dettagli tecnici, ma quando Riccardo qui ai miei microfoni è sempre estremamente esaustivo, naturalmente il sito internet beretta.it, dove troverete chiaramente anche tutte le informazioni legate a quest'arma. Io ti ringrazio, come hai visto ogni tanto ci attraversava qualche amico cacciatore, ma qui a Caccia Village è così, siamo di sabato, una folla enorme e uno stand Beretta preso letteralmente d'assalto. Caro Riccardo, ti ringrazio, grazie. Ci vediamo alla prossima, immagino con qualche altra novità. Okay, e buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Ciao.